Carissimi, per la serie Con che cazzo spariamo oggi ho qui per voi due armi meravigliose. Alla mia destra un SFAN-49, un fucile semiautomatico con calciatura in legno ed è, diciamo, il capostipite di quelli che sono i battle rifle moderni. Nato appunto alla fine degli anni 50, è equiparabile come tipologia di arma all'M14 americano, anche se non ha il caricatore amovibile. Vi sono alcune versioni fatte in Argentina che utilizzano i caricatori amovibili del FAL e il calibro 7.62x51. Questo è in 30.06. Dalla mia sinistra invece una icona della Prima Guerra Mondiale, un M1917, un'arma bolt action tra le più precise in assoluto del primo conflitto mondiale e che rappresenta lo stato dell'arte per i fucili bolt action dei primi del Novecento, insomma. Arma particolare, anch'essa in calibro 30.06. Il calibro d'altronde è l'unica cosa che accomuna queste due armi. Il calibro dell'ordinanza degli Stati Uniti fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove è stato poi sostituito dal 7.62x51, il 7.62 NATO. Calibro molto potente e a tutt'oggi utilizzato in ambito venatorio per la caccia agli ungulati, cinghiali in particolare. Andiamo a vedere come si comportano lo sparo. Sto utilizzando munizioni surplus e mi sono dimenticato le lastrine, quindi le caricherò una per una. Proviamo per primo l'SFAN-49. Mi sembra di aver visto che il rinculo, scusate, che l'espulsione del bossolo è veramente notevole. Mi arriva a 20 metri. Proviamo l'M1917. Vabbè, carichiamolo. In realtà forse è meglio ad andare a vedere cosa abbiamo fatto con la colpa. Allora, vediamo qua che c'è una rosata piuttosto larga che, vabbè, ci può stare. Fatta con un'arma semiautomatica, io miravo qua. Vediamo se il bolt action riesce a fare meglio. Con l'M1917. Proviamo con la viottra da battaglia e poi eventualmente alzerò la sua viottra. Mi sa che è meglio che alzo subito la viottra, questa qua. Sì, decisamente.
c'è da dire che nonostante la munizione, il rinculo e nonostante la posizione seduta, che di solito è più punitiva rispetto a quella all'imbracciata, le reazioni allo sparo di quest'arma sono comunque molto dolci, merito anche forse del peso notevole dell'arma in sé. E comunque non neanche lontanamente paragonabile a quelle dell'8 Mauser, che di solito trovo estremamente punitivo alla spalla. Andiamo a vedere. Allora, mi coglioni, devo dire che a parte questo strappo veramente inverecondo, fatto 1, 2, 3, 4 con un fucile di 105 anni, beh, insomma, buttiamolo via, eh? Concludendo, abbiamo fatto una prova con due fucili che hanno in comune lo stesso calibro, il 30-06, e abbiamo visto che il semiautomatico paga notevolmente alla distanza rispetto al bolt action. Per quanto l'SFAN 49 sia un fucile particolarmente elegante e molto ben costruito, il bolt action, l'M1917, nonostante sulle sue spalle abbia quei 105 anni e non li sente, direi che tutta la vita l'M1917, e come disse un santo, forse San Paolo, non mi ricordo, chi non ha una spada compri un mantello, chi non ha una spada venda il mantello e ne compri una, chi non ha un 1917 venda qualcosa e se lo compri, perché è veramente un gran fucile. Alla prossima.